Ciascuno di noi ha dentro di sé un romanzo familiare e ogni famiglia ha una storia da raccontare. Una storia che si ripete, una storia mitica, una saga e dei segreti. Siamo tutti eredi di queste tradizioni. Più esattamente, siamo gli eredi di questa tradizione e di questa storia. Queste le parole di una studiosa che vedremo fra poco. La ricerca e la comprensione, l'anelito alla conoscenza di ciò che ci circonda sembra certe volte nascondersi entro alcune pieghe della nostra stessa realtà, di cui non abbiamo neanche mai immaginato l'esistenza. Attraverso discipline come la psicologia, o la stessa parapsicologia, l'uomo ha disteso una mano verso mondi che fino a pochi secoli fa erano stati un patrimonio unico del misticismo o dello sciamanesimo, ancor più assumendo la consapevolezza di quanto il razionalismo e il relativismo costituissero un semplice piano dell'essere e non un'impostazione universale assoluta. Entro questo quadro, tra il sovrannaturale e il reale, si collocano dinamiche familiari troppo spesso trascurate e sottovalutate. Siamo cresciuti pensando di non poter essere segnati dalle interferenze e dalle modificazioni delle vite altrui, di costituire in quanto esseri pensanti e dinamici un qualcosa su cui niente avrebbe potuto interferire. Alcuni studi sembrano però contraddire questa sicurezza acquisita, mostrando come in alcuni casi il passato dei nostri familiari o dei nostri antenati potrebbe indirettamente condizionare il nostro presente. Potrebbero esistere all'interno del proprio albero genealogico alcuni lati nascosti che in qualche modo influirebbero sulle relazioni interpersonali e sullo sviluppo stesso della personalità dei discendenti. Anne-Anseline Schützenberger, scomparsa nel 2018, era stata professore emerito all'Università di Nizza, nonché allieva di Jacob Moreno e François Dolto. La sua esperienza è nota a livello internazionale, soprattutto nell'ambito della psicoterapia di gruppo e dello psicodramma. Ai suoi studi si deve lo sviluppo della tecnica del genosociogramma, albero genealogico che tiene conto, oltre che dei legami di parentela esistenti, anche del ripetersi di particolari traumi psichici e fisici di generazione in generazione. Il suo lavoro è stato essenzialmente direzionato allo studio della psicogenealogia, alla comunicazione non verbale e ai legami familiari. Dopo oltre 40 anni di esperienza terapeutica e clinica, la Schützenberger ha rivoluzionato il mondo della psicoterapia, giungendo alla dimostrazione che ogni soggetto sarebbe in realtà un anello concentrico prigioniero in una catena di generazioni, che impedirebbe loro di poter scegliere secondo la propria libertà personale e sottomettendosi a eventi e traumi già vissuti dai nostri antenati. Questo concetto, per quanto esoterico ed eretico possa sembrare nella sua formulazione, trova però una propria dimostrazione scientifica e pratica proprio nel profondo lavoro di studio e analisi compiuto dalla ricercatrice nel corso della sua intera carriera professionale, giungendo inoltre a scardinare alcuni dei principali pilastri della psicoterapia moderna. In parole povere, nella sindrome degli antenati o dell'anniversario si ha una ripetizione, solitamente inconscia, di un comportamento, di un malessere o di uno stato d'animo che pone le sue basi in eventi del passato che riguardano la famiglia di origine di un determinato individuo. Un esempio tipico che è comune a molte persone può essere quello di un individuo che un giorno si sveglia sentendosi malinconico senza una ragione apparente, per poi ricordare che proprio in quel giorno, magari 20 anni prima, era morta ad esempio sua madre. Secondo la Schützenberger, questo genere di eventi ripetitivi può estendersi addirittura a incidenti oppure a comportamenti che in qualche modo replicano eventi familiari di cui non solo si è lì per lì consci, ma di cui magari non si è mai stati a conoscenza. La tesi della studiosa è davvero molto intrigante, anche perché si rifà ad una concezione della famiglia molto più complessa rispetto a ciò a cui siamo abituati a pensare. Le trasmissioni transgenerazionali, secondo la Schützenberger, sarebbero legate a dei segreti, ad eventi nascosti, proibiti, a situazioni taciute, perché troppo traumatiche o personali per essere raccontate, ma che tuttavia, senza essere né pensate, elaborate o risolte, attraverserebbero quasi geneticamente, di generazione in generazione, alcuni gruppi familiari, manifestandosi come un pensiero muto anche a distanza di molto tempo. Come in un mosaico, i pazienti
recenti analizzati dalla Schutzenberger ripetono di generazione in generazione eventi non risolti o segreti familiari che condizionano in modo invalidante la loro vita, ricostruendo i passaggi familiari significativi non soltanto nella storia personale ma nell'intera storia della famiglia sino ad un passato molto remoto. È divenuto possibile, grazie al lavoro della Schutzenberger, far emergere una presa di coscienza genetica di questi traumi, arrivando a rompere quel ciclo che rendeva la persona prigioniera e anche sofferente di un passato mai vissuto e talvolta conosciuto. Per poter capire e comprendere la sindrome degli antenati, dobbiamo partire dal concetto junghiano di inconscio collettivo, passando attraverso teorie più aderenti all'impostazione scientifica ed elaborate dai due ricercatori Rupert Sheldrake e Richard Dawkins, con i loro concetti di campo morfico, morfogenetico per Sheldrake, mentre per Dawkins alla trasmissione dei meni. Attraverso questi passaggi si giungerebbe a comprendere quanto già proposto nei millenni passati da numerose religioni e filosofie, soprattutto orientali, ovvero come tutto ciò che ci circonda e le nostre stesse vite sembrino essere profondamente correlate ad un eterno ciclo karma unito al tutto ed in cui solo la consapevolezza del nostro debito o quello di chi ci ha preceduto in questo caso possa rompere quelle dinamiche alla base del nostro malessere. Una nozione tanto semplice quanto irrimediabilmente fondamentale. A fianco delle teorie di Dawkins, Sheldrake e Jung e a supporto del concetto di non frammentabilità psichica dell'universo a noi noto, troviamo anche una legge fisica raramente associata all'idea di psiche universale, perenne e indistruttibile, ma che presenta delle strette affinità con quest'ultima, cioè la legge del principio di non località, secondo cui parte della nostra memoria sarebbe non locale, ovvero non risiederebbe localmente nel cervello, ma in un luogo privo di spazio e di tempo. Sulla base di tale principio, estremamente affascinanti sono stati i modelli teorici sviluppati dal fisico americano David Bohm, che è giunto all'ideazione poi di una teoria denominata dell'olomovimento, dalla quale poi è nato il concetto di universo olografico. Non si può poi assolutamente scordare un'altra teoria moderna, fonte di eterne discussioni, ma altrettanto e silenziosamente filtrata nelle maglie delle speculazioni scientifiche, ovvero l'entanglement quantistico. Attraverso questo termine inglese, traducibile come intreccio non separabile, viene indicato un fenomeno fisico in cui lo stato quantico di due oggetti risulta strettamente dipendente l'uno dall'altro, anche se questi stessi oggetti sono separati nello spazio e nel tempo da enormi distanze. Un doppio binario sembra collegare quindi la sindrome degli antenati di Anne Schutzenberger con le ultime scoperte e teorie della fisica di frontiera, un legame oltre lo spazio e il tempo, un filo che sembra congiungere inderogabilmente le nostre esistenze nel fluire delle epoche e del tempo. Così dai tempi di William James fino ai giorni odierni la comprensione della realtà ultima delle cose sembrerebbe convergere verso una sola direzione, quella in cui il piano fisico e quello psichico si manifesterebbero all'interno di un unicum in cui la loro reciproca interazione sembrerebbe spiegare ogni cosa, rendendo palese ciò che per secoli abbiamo sempre cercato di ignorare nel buon nome del metodo scientifico. Le trasmissioni transgenerazionali, secondo la Schutzenberger, sono in genere legate a dei segreti, ad elementi personali taciuti, nascosti, talvolta proibiti anche al ricordo, ma che attraversano inderogabilmente le generazioni. Dalla prospettiva familiare e generazionale, alcuni studi hanno esteso il range di indagine osservando il fenomeno anche nella storia dei popoli. I metodi utilizzati dalla Schutzenberger si avvalgono della comunicazione non verbale, delle dimenticanze, delle rotture, delle fratture dell'anima, della sincronicità junghiana, di cui parleremo successivamente, e delle coincidenze di nascita e morte, matrimonio, separazione,
incidenti, comparse di malattie, fallimenti, dati importanti nell'universo personale e familiare del soggetto, che illuminano la sua realtà psicologica. Nel passato familiare, anche quello estremamente lontano, che con noi ha poco o nulla a che fare, quando accadono degli eventi negativi che squilibrano quella specie di contabilità energetica che sta alla base di qualunque rapporto umano, si creano dei veri e propri debiti insoluti e da pareggiare. In questo dare e avere genealogico, ogni disarmonia non riequilibrata si perpetuerebbe in una malefica eredità che andrebbe talvolta, non sempre, a pesare sui membri più deboli o più ricettivi all'evento. Sigmund Freud aveva intuito l'esistenza di un'anima collettiva, con cui spiegava alcune forme di trasmissione inconscia da una generazione all'altra, di simboli e di comportamenti dotati di una fortissima risonanza emotiva. Carl Gustav Jung aveva poi ripreso e approfondito questa tematica proponendo la teoria dell'inconscio collettivo. Successivamente altri psicologi come Jacob Levi Moreno, l'ideatore dello psicodramma, Abraham Dolto e Maria Torok continuarono a investigare sulle dinamiche inconsce di quell'entità che potrebbe essere definita anima familiare, ovvero un inconscio collettivo più ristretto che ruoterebbe attorno al mondo del soggetto in modo molto personale. Secondo la Schutzenberger, questo accade perché ogni famiglia trasmette di generazione in generazione un'eredità morale che può anche essere definita come un capitale familiare che viene passato dai genitori ai figli e di conseguenza anche ai figli dei loro figli. Si tratta di un trasferimento di valori e di regole sociali che deriva da una sorta di lealtà familiare, perché ogni famiglia, per essere tale, conta sulla lealtà dei suoi individui rispetto a dati principi che di fatto rappresentano il perno attorno a cui ogni nucleo trova la sua unità. Tant'è vero che generazione dopo generazione una delle pulsioni interne più condivise da ogni famiglia è quella di salvaguardarne sia il gruppo che la storia. Inoltre, ogni famiglia viene regolata da leggi proprie che paiono ovvie a chi appartiene a quel nucleo particolare, ma che sono sconosciute e a volte inspiegabili o persino incomprensibili a un osservatore esterno. Questo accade perché gran parte delle regole essenziali che governano ogni famiglia vengono date per acquisite, sono raramente spiegate e vengono solitamente apprese per imitazione, ovvero senza che il significato di quelle leggi sia evidente a chi le vive e le mette in pratica ogni giorno. Insomma, secondo la Schutzenberger, ogni grande famiglia che si rispetti si fonda su non detti, la cui origine si perde in un passato spesso dimenticato e che pure continua ad agire e soprattutto a condizionare chi vive nel qui e nell'ora. Su questo mondo dell'inconscio familiare è però la francese Schutzenberger, la fondatrice, come dicevamo, della psicogenealogia e della tecnica del genosociogramma, ad aver individuato chiaramente come all'interno della storia di una famiglia certi eventi accaduti nel passato e di un particolare spessore emotivo, rimasti insoluti, possano poi produrre in generazioni particolarmente sensibili o ricettive, come dicevamo, altri eventi simili che ripropongono all'infinito quell'emozione o quel trauma fino a quando qualcuno non riuscirà ad affrontarla e quindi a scioglierla. Sono da sempre rimasto affascinato da questo tema, non solo perché ho compiuto studi universitari in psicologia, ma perché sembra richiamare alla nostra memoria concetti e idee già espressi nel mondo orientale e in particolar modo nell'induismo. L'esistenza della sindrome degli antenati collega il nostro presente, persino il nostro corpo, a una dimensione narrativa della nostra memoria, ma anche perché questo comporta che noi siamo la nostra storia, i nostri antenati e i loro racconti.